Ugo Campagnaro, intanto quali sono le tue condizioni? Bene, adesso sto migliorando e il flessore sta migliorando giorno dopo giorno. Per la prossima settimana penso di rientrare con la squadra per fare la settimana completa e riuscire ad essere disponibili contro il Lecce. Appunto, Lecce e Palermo sono due partite particolarmente importanti. Sì, l'importante sono tutte quante, però queste qua ce li troviamo lì con noi e davanti a noi, dunque sono più belle magari da vedere, da giocare, però alla fine sono sempre tre punti, bisogna affrontarla al massimo perché sappiamo che sono squadre di molta qualità, però dobbiamo fare la nostra partita tranquilli senza pensare a tante cose. Nelle ultime due partite la squadra ha accusato una flessione, come mai secondo te? Ma ci stanno di queste partite che puoi fare durante l'arco del campionato dove magari sei in callo, però adesso la sosta ci viene bene, abbiamo lavorato benissimo in settimana, abbiamo un'altra settimana per lavorare ancora su quella partita del Lecce e poi per ricaricare le batterie e poi iniziare al massimo quella parte finale del campionato. Quindi, credete nella serie diretta o bisogna guardare soltanto l'obiettivo playoff, soltanto tra virgolette chiaramente? Ma no, soltanto perché il playoff sarebbe già un obiettivo abbastanza buono, Serie A diretta magari si può sognare su questa cosa qua, secondo me ci sono delle squadre più attrezzate, però durante l'arco del campionato abbiamo fatto vedere che possiamo dire la nostra, però non bisogna puntare nessuna sull'altra perché alla fine ti crea delle pressioni, noi dobbiamo essere tranquilli, però molto concentrato, dare il massimo ogni partita e riuscire a fare la massima quantità di punti possibile. I numeri dicono che pure a 39 anni sei un giocatore praticamente imprescindibile, questo immagino ti faccia piacere. Sì, mi fa piacere, però alla fine i numeri a volte è anche una coincidenza delle partite. Quest'anno sono contento delle prestazioni perché sono andati quasi tutti bene e sono contento di questa cosa, però bisogna giocare da squadra, fare quello che stiamo facendo, che possiamo dire la nostra fino alla fine. Ci regalerei un altro gol di tacco prima della fine del campionato? No, qual è stato... un caso, però sì, alla fine i gol dei difensori abbiamo visto anche con Scognamillo, aiutano tanto le squadre, ogni tanto fare un gol anche dei difensori è una cosa importantissima per le squadre.